Benvenuti, vi conduciamo nel mondo dei castelli, delle chiese e dei musei. In questi luoghi molti degli arredamenti sono costituiti da arazzi, tappezzerie e stoffe a tessitura piana. Per mantenere intatti questi preziosi oggetti dopo anni di esposizione e di uso è spesso necessaria una pulitura non aggressiva. I metodi di pulitura tradizionali nascondono molte insidie. In particolare, il trattamento meccanico può causare danni irreparabili alla struttura, i colori possono sbiadirsi, le fibre possono espandersi, così da distruggere in modo irreparabile l'intero tessuto. La nostra esperienza pluriennale nel restauro tessile assicura ai nostri clienti un trattamento che si adatta perfettamente al prezioso valore dei loro tessuti. L'impianto di lavaggio con aerosol, sito nel castello di Schönbrunn a Vienna, garantisce una pulitura profonda e non aggressiva. Durante l'intero processo l'oggetto non viene mosso. La nebbiolina dell'aerosol penetra verticalmente nell'oggetto, sciogliendo lo sporco. L'aspirazione mediante depressione agisce in modo che le fibre non si espandano e lo sporco venga radicalmente eliminato in modo non aggressivo. Prima fase. L'arazzo consegnato viene collocato sull'impianto. La superficie viene sigillata tutta intorno mediante film in plastica, in modo che il sistema di depressione funzioni nella camera sottostante. Seconda fase. Possiamo iniziare con la nebulizzazione. La nebbiolina dell'aerosol è composta di acqua demineralizzata e ionizzata. Siamo in grado di regolare la qualità dell'acqua secondo le esigenze dei diversi tessuti, con una conduttanza variabile tra i 9 e i 250 microsiemens. La temperatura della nebbiolina coincide sempre con la temperatura dell'ambiente, che è tra i 20 e i 23 gradi. Durante il processo di pulitura vengono effettuati test dell'acqua per misurare il valore del pH. Tutti i dati di sistema rilevanti vengono documentati. Terza fase. Dopo 2 ore di nebulizzazione, sull'arazzo viene spruzzato un tensioattivo. Le nostre collaboratrici puliscono l'oggetto a mano con la spugna in modo che lo sporco si sciolga e venga aspirato, sempre verticalmente, mediante il sistema di depressione. Per non calpestare l'oggetto utilizziamo un ponte speciale costruito per poter pulire anche le parti intermedie. Quarta fase, ancora 3 ore e mezzo di nebulizzazione. Quinta fase, ora è necessaria una rapida asciugatura per evitare che i colori si sbiadiscano lateralmente.
L'oggetto viene avvolto per due volte consecutive in grandi teli di spugna. Infine, un film in plastica viene steso sull'oggetto, in modo che il sistema di depressione sia applicato qui in modo particolarmente efficace per rimuovere l'umidità del tessuto. Ultima fase. Durante la notte l'oggetto viene asciugato con aria calda a temperatura di 22-24 gradi. Ora è pronto. Dopo solo un giorno l'arazzo può essere arrotolato, imballato e consegnato pulito al cliente. Colori vivi, fibre morbide, tappezzeria pulita.